Rieccoci in sala ragazzi, 6 minuti alla fine del decimo livello con i bui che sono 500.000 con l'ante a 100 e diventeranno, per quanto riguarda l'undicesimo livello, 600.002 con l'ante sempre fermo a 100. Il rapporto 6 a 1 tra ante e small blind consentirà sicuramente ai giocatori di tirare un po' i remi in barca e di riposare un po' in vista appunto di livelli che rappresentino un vantaggio maggiore per lo steel, quando appunto la ratio tra small blind e ante diventerà un po' meno distesa. 70 player ancora in gioco per questo day 1B, vi ricordo 138 erano al via. Abbiamo un average stack che si sta lentamente avvicinando ai 50.000, ora siamo a 49.285 e quindi la giornata continua. Ora andiamo a vedere a questo tavolo, probabilmente ci sarà una mano abbastanza interessante dato il capannello di persone. Vediamo, arriviamo, il piatto è già molto ben fornito, abbiamo l'all-in annuncia il piatto molto corposo, conto almeno 40.000 chip all'interno, ma potrebbe tranquillamente essere molto più grande. Ora non vedo bene sotto il mucchio. E c'è il call, attenzione, mi inquadro il board innanzitutto. C'è asso asso KQ per la scala e 10-6 per una semplice coppia. Sei imbattibile, sei imbattibile, solo io ti posso battere. Sono l'unico che ha due mani. Ecco, mi inquadro la mano vincente, vedete che sono. C'è stato un player out e credo che anche quest'altro giocatore, credo proprio che sia andato rotto su questo board. Esatto, abbiamo un secondo player out, quindi due player out in una mano solamente su questo tavolo. 68 quindi al momento i player rimasti in gara. Noi ragazzi ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento video. Un saluto a tutti e seguiteci su Poker Italia Web, vedete anche Matte Negri vi saluta. Ciao a tutti.